Discendente da una famiglia di pastori protestanti, Friedrich Nietzsche nacque nella Sassonia prussiana nel 1844. Nel 1864 si iscrisse alla facoltà teologica dell'Università di Bonn, ma seguì soprattutto i corsi di filologia. Successivamente si trasferì a Lipsia, dove collaborò con il filologo Ritschl e iniziò a coltivare interessi filosofici. Si dedicò infatti soprattutto alla lettura delle opere di Schopenhauer e di Lange. Nonostante l'abbandono degli studi teologici, un fondo mistico-profetico da studioso di testi biblici rimase fortemente presente nello stile espressivo di Nietzsche. Nello stesso periodo conobbe Wagner e fu subito attratto dalla personalità del celebre compositore. Nel febbraio del 1869, a neanche 25 anni di età e non ancora laureato, Nietzsche fu chiamato alla cattedra di filologia classica dell'Università di Basilea. L'accettazione dell'incarico comportava la rinuncia alla cittadinanza prussiana e da allora Nietzsche fu un apolide. Nonostante l'eccezionalità del riconoscimento accademico, la vocazione filosofica stava ormai avendo il sopravvento e nel 1872 Nietzsche mandò alle stampe La nascita della tragedia. Fra il 73 e il 76 Nietzsche pubblica le Considerazioni inattuali. Comincia a mostrarsi in queste opere, tra le altre cose, quel disagio esistenziale, quell'esigenza di coerenza che porteranno Nietzsche ad abbandonare nel 1879 l'insegnamento e a peregrinare per l'Europa, e che si riassumono nella necessità di uniformare la condotta di vita alla elaborazione teorica, nella consapevolezza tragica, si può dire, che, come descrive Nietzsche, è bello osservare le cose, ma è terribile esserle. Nello stesso periodo egli matura il distacco da Wagner, di cui era stato devoto discepolo e che poi definirà, sono parole di Nietzsche, genio istrionico, artista malato, decadente. Finisce qui la prima fase del pensiero di Nietzsche e si apre il periodo neoilluministico con la pubblicazione di Umano troppo umano del 1878 dedicato a Voltaire, poi Aurora nell'81, La Gaia Scienza nell'82. Nello stesso anno conosce a Roma Lou Salomé, una giovane russa dotata di quello spirito libero esaltato da Nietzsche nei suoi libri. Egli le chiese di sposarlo, ma lei rifiutò. Fra l'83 e l'85 uscì la sua opera principale, Così parlò Zarathustra. Inizia in questo modo il terzo periodo della filosofia di Nietzsche. Nell'86 pubblica Al di là del bene e del male, nell'87 Genealogia della morale, nell'88 il caso Wagner e Crepuscolo degli dei. Nello stesso anno termina la redazione di Ecce Homo Anticristo. Nel gennaio 1889 a Torino, dove si era trasferito, viene colto da quella malattia mentale da cui non uscirà più fino all'agosto del 1900, quando Nietzsche, a 56 anni di età, morì. Poco prima del crollo psichico, Nietzsche stava lavorando ad una grande opera che avrebbe dovuto rappresentare la sintesi culminante della sua filosofia e che avrebbe voluto titolare Volontà di potenza. Nel 1906 usciva postuma con questo titolo una raccolta di frammenti inediti curata da Elisabeth Nietzsche, che aveva sposato l'agitatore antisemita Bernard Förster, e da un discepolo di Nietzsche, Peter Gast. L'opera, ampiamente manipolata, era volta ad accreditare un'immagine reazionaria del pensiero nietzschiano. Una edizione critica delle opere di Nietzsche è stata recentemente curata da curatori italiani Giorgio Colli e Mazzino Montinari. Nietzsche ha operato una critica eversiva della tradizione intellettuale dell'Occidente. Questa impresa è stata da lui realizzata attraverso l'utilizzo di un linguaggio nuovo, non argomentativo ma metaforico, allusivo, aforistico. Ma la necessità di rovesciare le strutture tradizionali del pensiero attraverso una contaminazione dei generi letterari e una concettualità poetica non esiste, scrive Nietzsche, un vero e proprio conoscere senza metafora, ha reso la filosofia nietzscheana, oltre che il prodotto di uno dei più grandi stilisti della lingua tedesca, un virtuoso dell'espressione, della sfumatura, del mot juste, non superato neppure da Lutero né da Goethe,
come afferma Peters, permeabile alle più diverse interpretazioni, come a forme di strumentalizzazione e deformazione ideologica. La più nota e pesante delle strumentalizzazioni è stata quella volta a fare del pensiero di Nietzsche una profezia del nazismo e dei suoi orrori. È vero invece, come scrive Georges Bataille, che la dottrina di Nietzsche non può essere asservita e quasi tutti gli interpreti odierni ne ridimensionano l'accostamento con ideologie che esaltano la sopraffazione e la discriminazione. Resta comunque intangibile la complessità e talvolta l'ambiguità di un pensiero che è oltremodo difficile incasellare in formule interpretative definite. La sperimentazione linguistica e logica del pensiero di Nietzsche può forse ricevere una parziale unificazione sotto la categoria del tragico. Si tratta infatti di uno stile argomentativo collegato ad una visione del mondo assai vicina alla concezione conflittuale ed estatica della realtà tipica della mitologia e della tragedia greche, come anche della filosofia presocratica. Questa concezione della realtà che non distingue tra verità ed apparenza, che fa convertire reciprocamente gli estremi, è però da vedersi come l'esito conclusivo dell'itinerario filosofico nicciano. In origine, ancora sotto l'influenza di Schopenhauer e Wagner, Nietzsche è legato ad un'impostazione che concepisce le cose come stratificate in diversi livelli di profondità e verità. Comunque, già nelle prime opere, Nietzsche arricchisce con motivi originali lo schema semplice della duplicità rappresentazione-volontà di Schopenhauer. In questo modo egli prepara la possibilità di superarne la rigidità e di sbarazzarsi dell'aspirazione alla sintesi e ad unità profonda e nascosta di matrice romantica sostenuta anche da Schopenhauer. Ultimo dei romantici e primo dei contemporanei, Nietzsche si rende ben conto che la sua opera eversiva di decostruzione deve fare i conti con i presupposti storico-culturali di quel mondo razionalistico-cristiano che egli vuole delegittimare. E la nascita della tragedia rappresenta proprio una ridefinizione del senso e dell'origine della civiltà occidentale. Posto dunque che, come Nietzsche afferma, i greci tengono nelle mani come aurighi la nostra e qualsiasi cultura, egli afferma decisamente che è la tragedia, assieme alla filosofia del VI secolo a.C., la più profonda manifestazione del genio ellenico. Nella tragedia e nella filosofia dei presocratici fluisce quella originaria saggezza naturale costituita dal mito. Animato da questa esigenza di rigenerazione e disoccultamento delle vere radici dell'ethos occidentale, Nietzsche ritiene di poter individuare nella struttura e nella storia della tragedia attica le forze fondamentali che hanno animato la civiltà greca e le loro interrelazioni. Al fondo del mondo greco vi è lo spirito dionisiaco, cioè l'ebbrezza vitalistica e naturale che è in contatto con il flusso profondo della realtà, con l'alternarsi di distruzione e creazione che la caratterizza. Per quanto l'ebbrezza sia stata celebrata in tutte le civiltà antiche, quella greca appare a Nietzsche diversa. Egli scrive: si deve scoprire l'immenso abisso che separa i greci dionisiaci dai barbari dionisiaci. Ciò soprattutto perché nel mondo greco zampilla un'altra spiritualità, quella apollinea, che è espressione delle forze solari dell'armonia, dell'equilibrio e della serenità artistica. La civiltà greca ha inizialmente affidato al mondo olimpico il compito di rappresentare in forme chiare e armoniche le pulsioni vitali e scomposte provenienti dal fondo dionisiaco. Allo stesso modo, dice Nietzsche, in cui le rose sbocciano da uno spineto. Tutto il mondo omerico viene interpretato da Nietzsche come il tentativo di superare e integrare quelli che gli chiama i terrori e le atrocità dell'esistenza in una simbologia armoniosa e sognante.
Scrive Nietzsche: l'epos omerico è la poesia della cultura olimpica, con cui essa ha cantato il suo inno di vittoria sugli orrori della lotta dei titani. La nascita nel VI secolo della tragedia rappresenta per Nietzsche il ritorno del dionisiaco, che torna a restituire linfa vitale alle armoniose ma impallidite forme apolline. Ma di fronte al ritorno del dionisiaco, nel mondo greco si è sviluppata una reazione di stampo razionalistico, che si è concretizzata nell'opera di Euripide e Socrate e che fu completata da Platone. L'essenza della reazione di Socrate, che egli definisce questo mistagogo della scienza, sta nella frustrazione degli istinti vitali e nella loro sottomissione alle istanze dell'intelletto. Un insipido ottimismo che ripone fiducia nelle capacità dell'astrazione intellettuale di risolvere i problemi della vita contrassegna la nascita della metafisica e la soppressione della saggezza tragica. Il cristianesimo, erede diretto del platonismo, ha poi completato il trionfo della metafisica e la repressione della vitalità istintuale. Ciò che Nietzsche, in alternativa, si limita ad auspicare in quest'opera è una rinascita della tragedia, riconoscendo alla musica di Wagner la capacità di dare nuova voce al dionisiaco. Nella seconda considerazione inattuale, titolata «Sull'utilità e il danno della storia per la vita», Nietzsche si prepara a superare i limiti dell'impostazione dualistica e degli esiti estetizzanti che l'avevano caratterizzata. Il metodo che adesso egli usa è appunto quello della inattualità. Si tratta di un attacco alla scuola storica e alle sue pretese di scientificità. Non è prendendo le distanze dal proprio oggetto di studio che si costruisce una buona teoria scientifica, anche perché non è l'accumulazione di fatti a produrre sapere scientifico, bensì la sana creatività di chi li interpreta e vivifica. E poi, un eccesso di consapevolezza storica produce quella saturazione di storia che è una vera e propria malattia dello spirito, perché rende incapaci di generare il nuovo. Per ogni agire ci vuole oblio, scrive Nietzsche. C'è un grado di senso storico in cui l'essere vivente riceve danno e alla fine perisce. Sovraccarichi di storia, gli individui e i popoli perdono la propria creatività e precipitano in quello stato di decadenza che è tipico della condizione di stanchi continuatori, epigoni, conservatori di un passato monumentale. L'adozione sistematica della inattualità si trasforma in una prospettiva genealogica che intende demistificare tutte le costruzioni metafisiche e le imposture moralistiche. Si tratta di un radicalismo filosofico che mira a portare avanti di nuovo, dice Nietzsche, la bandiera dell'illuminismo, non senza aver ridimensionato le ingenuità e i superficiali ottimismi di cui l'illuminismo si era nutrito. Questa fase neo-illuministica del pensiero di Nietzsche si apre con la pubblicazione di Umano troppo umano e, attraverso opere come Aurora, La Gaia Scienza, si può dire che proceda fino agli ultimi lavori. Parallelamente al lavorio genealogico e soprattutto a partire dallo Zarathustra, come vedremo, Nietzsche si incaricherà di delineare una propria visione del mondo alternativa a quelle da lui destrutturate. Preliminarmente viene liquidata l'ipotesi di una wagneriana fuga nella dimensione estetica, poiché Nietzsche si dichiara ora convinto che l'uomo scientifico è l'ulteriore sviluppo dell'uomo artistico, come scrive in Umano troppo umano, e tocca a lui fare luce sugli aspetti più intimi della realtà. Ciò che lo sguardo genealogico rivela è innanzitutto l'origine materiale dei valori, degli strumenti logici, delle verità metafisiche. Essi non sono autonomi poiché i loro magnifici colori sono germinati, dice Nietzsche, da materiali bassi e persino spregiati.
Va dunque affermato il principio che, come scrive Nietzsche in Al di là del bene e del male, quanto costituisce il valore di quelle buone e venerate cose consista proprio nel fatto che esse sono capziosamente imparentate, annodate, agganciate a quelle cattive, apparentemente antitetiche. La materialità di tale origine deriva dai condizionamenti linguistico-grammaticali che orientano la formazione delle strutture concettuali, dall'attività fisiologica che predispone a una determinata visione del mondo, dai rapporti comunicativi e sociali che generano quel frutto ultimo che è la coscienza, dalla passione per il comando, dice Nietzsche, che vi è, anche se occultata e mascherata, al di sotto di ogni manifestazione vitale. La negazione di ogni trascendenza e l'affermazione della piena immanenza del divenire sono il nucleo ispiratore della scienza genealogica. I fondamenti dell'Occidente, la ragione e l'umanesimo, ne risultano travolti. Scrive Nietzsche in Aurora: «Come è venuta la ragione nel mondo? Come è giusto che arrivasse? In un modo irrazionale, attraverso il caso. Si dovrà indovinare questo caso come un enigma». Sul piano etico l'uomo ha escogitato sempre nuove tavole di valori, considerandole per qualche tempo eterne e incondizionate, scrive Nietzsche, e si è sentito, aggiunge, nella Gaia Scienza, in una falsa condizione gerarchica in rapporto all'animale e alla natura. Eliminare questi errori significa eliminare l'umanesimo, l'umanità e la dignità dell'uomo. Il risultato della critica genealogica è il riconoscimento dell'insensatezza del divenire e della identità fra verità e apparenza. Tutte le disquisizioni su una chimerica cosa in sé sono degne, scrive Nietzsche, di un'omerica risata. Non il mondo come cosa in sé, bensì il mondo come rappresentazione, come errore, è così ricco di significati, così profondo e meraviglioso, scrive Nietzsche, inumano, troppo umano. Il mondo dell'immanenza è caotico. Guardiamoci dal pensare che il mondo, scrive Nietzsche nella Gaia Scienza, sia un essere vivente. Guardiamoci bene dal credere che l'universo sia una macchina. Il carattere complessivo del mondo è invece caos. L'uomo si destreggia in questo caos infinito interpretandolo, dandogli dei criteri d'ordine parziali e transitori. Esso è il mondo delle prospettive e delle attribuzioni di senso, ed in ciò consiste precisamente la vita umana. Il prospettivismo nicciano costituisce pertanto una delle vie di fuoriuscita dal positivismo sperimentate dalla cultura filosofica europea di fine Ottocento.